Si è tenuto venerdì 29 luglio presso il Guaranaditore Santa Sabina, sul litorale di Carovigno, una serata dal titolo Bundabash is Fine Bar Sound, in cui è stato presentato anche il nuovo CD dei Bundabash dal titolo Made in Italy. L'evento è stato organizzato dai Fine Bar Sound, ma ascoltiamo ora l'intervista fatta ad Angelo, uno delle voci dei Bundabash. Dunque, i Bundabash qui a Torre Santa Sabina a presentare il loro ultimo album dal titolo Made in Italy. Allora, come nasce l'idea appunto di questo nuovo CD? Ma l'idea nasce dal fatto che comunque Bundabash è un gruppo italiano e ci sentiamo appartenenti alla scena italiana e quindi abbiamo deciso di marchiare il nostro lavoro chiamandolo Made in Italy, per dare il messaggio che comunque Bundabash fa un genere musicale che viene da oltreoceano, ma lo facciamo insomma fatto in casa e quindi in pieno stile italiano. Come nasce la vostra passione per la musica? Da quanto tempo siete uniti? Qual è il successo che state riscuotendo da quando siete nati fino adesso? Ma la nostra passione per la musica nasce da insomma, molto lontano, nel senso che sono un bel po' di anni che ognuno di noi fa musica, prima separati, adesso ci siamo, adesso da 10 anni diciamo, siamo uniti in questo progetto Bundabash e abbiamo diciamo, messo tutte le influenze musicali che abbiamo accumulato precedentemente, le abbiamo tutte messe tutte insieme, mixate eccetera, e il suono che viene fuori insomma il suono di Bundabash, quello che tutti conoscono adesso, che è un suono abbastanza eterogeneo, va. E sono grosso modo 10 anni che Bundabash è sulla scena. Il successo diciamo, a parte che non ci sentiamo arrivati ancora, però diciamo che più che parlare di successo, diciamo che siamo una realtà molto apprezzata, molto conosciuta e senz'altro da 4-5 anni possiamo dire che siamo una delle realtà reggae più attive in Italia. Ecco. Un'ultima domanda, qual è il messaggio che lanciate con le vostre canzoni a coloro che vi ascoltano? Ma il messaggio è un messaggio di positività, comunque in pieno stile con quello che è il meaning originale della musica reggae, messaggio di, chiaramente noi siamo salentini, quindi comunicazione universale, apertura verso le culture, e, insomma rispetto e positività. Specifica qualifica.